Bentornati sul mio canale per un'altra reaction ad Abney's Hotel. I nostri amici avevano avuto il primo bizzarro ospite nell'Abney's Hotel. Partiamo subito con la reaction. Mi raccomando, prima di iniziare, come al solito, like e iscrizione, altrimenti dopo ve ne dimenticate. E guardiamoci questo episodio. Sembra perfetto! Sono così entusiasta che Ser Pencios sia ospite Buona dell'hotel! prima settimana all'unico Ah, ospite che già, hanno. Pencios, un ospite che stava giusto cercando di conquistare la città con i suoi strani e stronzi marchingegni. Beh, io qui non l'ho visto armeggiare con nessun marchingegno. No? E quel marchingegno? Oh, ehi là, livida femmina, la mia ultima invenzione, cioè una scorticatrice 11.000. Bravo, scatenarla sugli altri ospiti dell'hotel. Non hai imparato nulla. Tutti sono troppo carini e buoni, un'evidente menzogna per avere l'occasione di uccidermi. Ma quando? Devo essere preparato. Qui ci sono altri ospiti. Sono arrivati nuovi pezzi della macchina. Carmine, compri pezzi da una signora suprema. Sì, lei è la migliore mercante d'armi all'inferno. Ok, bella cosa, finisce adesso. Ehi! È assolutamente vietato costruire armi in questo Giustamente. Hotel. Nessuno vuole ucciderti. Le persone qui sono garbate perché vogliono farti sentire bene. Accetto. Vedi, si intende solo loro. Non ci sono altri. Invece è così, fidati e affidati. Non mi affido affatto. Perché non ci dedichiamo alle attività di redenzione di oggi? Non prima di aver stabilito delle regole base. È vietato produrre armi ed è vietato complottare contro gli ospiti. E sbarazzati di quelle uova marce! Oh, che hai visto perché? Cosa? Non i miei assistenti ovetti! Loro mi seguono Assistenti ovetti! Vuoi o non vuoi redimerti qui da noi? Sì. Allora via gli ovacci! Abbiamo fatto la frittata! Non vi posso più tenere! Tranquillo, capo! No, non resistete! Il destino avverso ha scelto me! Ma che ne ho fatto proprio? Eccolo il mio preferito! Alastor! Ti dispiace? Sono nel bel mezzo della colazione! Questi ovetti rotolano ovunque, servi tu per sbarazzarcene! Oh, beh, lo farò con immenso gaudio! Con umanità! Beh, gaudierò comunque. Ma probabilmente me ne occuperò nel mio giretto di oggi. Ottimo! Da tanto. Un uccellino mi è venuto a dire che potrebbe esserci una qualche lievissima tensione in hotel. Tensione controproducente per quello che stiamo cercando di fare qui. Noi crediamo che questo gruppo potrebbe trarre un grande beneficio da... Gli esercizi di fiducia! Oh, merda! Non partecipo a un merdoso spettacolo per questi fessi del cazzo. No, io sì. Ma con pagamento anticipato. Ahimè, qualcuno qui non può permettersi. Illuso! Scordate lo sciocca calì del sesso! Ora basta. Beh, possiamo iniziare, Charlie. Invero, io pensavo che magari tu potresti fare la leader stavolta. Io mi fido di tutti, quindi forse sei più adatta tu per un esercizio del genere. Cosa? Io non so se ho le qualità per... Orsù, sarà semplice, sono più che certa che ce la farai. Sì, certo, ce la posso fare, nessun problema. Allievi, cominciamo con il senza paracadute. Ciascuno di voi condivide un suo disagio con il gruppo. Poi cade all'indietro in caduta libera, il resto del gruppo lo afferra. Chiaro? Che vuole iniziare? D'accordo sul palco? Ha capito che è lei che gli ha proposti questi giochi? Il mio ristoro! L'insuccesso con voi! Lo ignoro! Oh, presa! Che? Gran? Ficata! Angel, vuoi essere tu il prossimo? Vado... Però stavolta dovete afferrarlo tutti! Chi non lo afferro io per le palle! Ma questa non è fiducia, è costrizione! Io adoro socchiare! Mi già quel cazzo che dice uccelli! Ghiaccioli, pervertito! Frena la tua felina fantasia provinciale! Ma in fondo, anche gli uccelli! D'accordo, novellino! Ora tocca a te! Non posso vivere senza i miei ovetti! Non prendetemi! Mannaggia! Complimenti, wow! Non prendetemi! Ok, te la sei cavata. Nifty! A volte si vizio le mamme cimici davanti ai piccoli come manito per tutti! Ah, che botta! Dolore! Ma... Magari dovremmo... Tesoro, tu ti devi fidare di me. Ci penso io, ok? Mi inventerò qualcosa. Se la borsetta delle idee è vuota, ho giusto la cosuccia per
costruire una grande fiducia. Vomita l'idea. Oivo, che hai in mente? Il tuo completo ti calza come un guscio. Come mai hai le cornine? Posso toccare il tuo duro bastone? Dove finiscono i capelli e iniziano le orecchie? Non si capisce un uovo sodo. Omaggi, Alastor. Come va in questo dì infernale? Chi seguiamo? Chi è quello, capo? Te lo strapazzo al tegamino? Non emettere alcun suono se ci tieni al guscio. Omaggi, Zestial! Oh, porca troia! Ah, il tempo ci allieterà con le sue bizzarrie oggi. Si prevedono pericolose piogge acide questo pomeriggio. Se la buona sorte ci arride, feliciteremo delle altrui urla. Sono passati eoni di tempo da quando ci onorasti della tua presenza. Un sinistro venticello di calunnia, di zizzania, ti dava perito. Coltaseccia questo. Armi angeliche. Già mai, mi sono solo preso un anelato anno sabbatico, il resto sono dicerie, ma è divertente essere sulla bocca di tutti. Sulla bocca di tutti gira anche voce di un tuo compiacere la principessa perorando la sua dissennata fantasia. Orsù, palesami come sei caduto in questo fallo. È dato solo a me saperlo, ma sbizzarrisciti, mi piacerebbe conoscere le tue teorie sulle mie scelte. Sei sempre stato un enigma irrisolto da quando ti sei manifestato in questo regno. Beh, detto da un essere antico come te, lo prendo come un grande complimento. In tutto ciò ci sono gli ovetti che... No, no, io ho un compito importantissimo per voi. State qui di guardia, su, fate gli ovetti. Stavo dicendo, infatti, si è riporta dappertutto. Oh, guardate, Frank è lassù. Frank, no! Abbiamo un nome. Che combini, Frank? No? Benvenuti, signori supremi dell'inferno. Vi ho convocati perché siete i baluardi, la roccaforte della nostra città. Rappresentate milioni di anime, anime destinate a sparire con lo sterminio anticipato. È giunta l'ora di decidere che fare per minimizzare l'impatto su tutti noi. Zestial, è bello vederti. Incantato come sempre, Carmilla. Alastor. Sì, lo so, mi sono fatto molto desiderare. So che voi tutti vi chiedete il... Com'è che Alastor sta sempre in mezzo a tutto? Comunque, bentornato. Qualsiasi dinamica c'è Alastor. Lo sterminio di quest'anno è stato brutale. Più sanguinario degli anni passati. Sappiamo che il 16% della nostra popolazione è stata soppressa. E ora che il tempo tra uno sterminio e l'altro è stato dimezzato, credo che sia prudente... Sì, me ne sono occupata, Vox. Non vorrai dubitare di me? Harley Quinn? Di me? È quello che pensavo. Sì, ci sono tutti i buffoni al completo. Carina unirti a noi, Velvet. Si uniranno... anche i tuoi colleghi? No, hanno di meglio da fare che ascoltare una vecchia pentola di fagioli che si crede cazzuta. Ho la loro delega. Fantastico. Mi stavo dicendo, dobbiamo discutere... A proposito di discussioni... Richiesta, capoccia. Dove l'hai presa? L'abbiamo trovata durante l'ultimo sterminio. Se questi sacri sbirri possono venire uccisi... Ah, quell'unico che è stato ucciso. Ora siamo noi che possiamo dar loro battaglia. Io e gli altri ragazzi abbiamo pianificato un assalto. Sì, ma la domanda è chi l'ha ucciso e come. Se propriamente tu e i tuoi compari desiderate la pugna con una così infima prova, siete stolti. Infima prova? È un cazzo di esorcista morto. Ti è calata la vista? Metti gli occhiali, vecchio. Non c'è manifesto come sia morto. Forse non per mano di un demone. Se ci piombiamo in una guerra senza averne certezza, falliremo nel cimento e l'inferno verrà epurato nella sua interezza. Ci cancellerebbero. Oh, chiedo venia. Siccome nonnino è una fichetta, ci facciamo sterminare sterminio dopo sterminio? Oh, qual è il problema, fossile? Hai la prostata troppo grossa per combattere? Oh. Adesso basta, Velvet! Mostra rispetto! Non parlare a Zestial così! Sei un arrogante! Io non accetto questa insolenza con noi! Sei tu che sbagli. Io non ho colpa se siete antichi ormai. Forse figa, ti scordi che il mondo segue me e ignora. Voi faccio quello che mi va. Sono una superstar. Io non vi mostro rispetto perché non avrebbe alcun senso. Siete più potenti, eppure a me sembrate nullità. Non siete in trending. Siete
perdete l'opportunità, lo devi ammettere. Non si agisce senza riflettere. Oh, ovvio che non vi rispetto, se voi sapete di vecchio. Ti avverto che prima o poi la pagherai. Bella. Fosse per me, io da qui ti caccerei. Ups, ti sei offesa, c'entra questa testolina qua. Questo dibattito è fighissimo. Perché l'ho notato che stai perdendo calma e dignità. Le vendi tu le armi o no? Eppure dici non si può. È questo che non rispetto. Comincio ad avere il sospetto che tu sai cosa c'è sotto. Ti va di confessare? Se può bastare. Questa riunione ha dato i suoi frutti. Bene. Buon rientro alla casa di riposo, coglioni. Andatevene a fanculo. Ma che sei scema? Guarda che siamo appena arrivati. Tu, piccola ovoide creatura, ho un lavoro per te. Oh, sì, capo. Seguili. Oh. Per sempre, non gli hai detto fino a quando? Angel, dove cazzo siamo? Nessuna attività richiede più fiducia del BDSM, tesoro. Nessun legame è più forte di quello che si forma nel bondage. Ok. Adoro l'entusiasmo, ma... Non credo sia il caso. Come diavolo puoi pensare che possa interessare a qualcuno? A dire il vero, a me un po' interessa. Io sono pronta a strappare qualche baffo al micio. Non mi interessa più, ciao ciao. Ciao, piacere. Ciao. Oh, per quale cazzo di motivo ho permesso ad Angel di portarci qui in questa lurida fogna? Non ha importanza, Buggy. Sai, io potrei intervenire e poi... No, ti ho detto che potevi fidarti di me e non voglio deluderti. Loro devono imparare come ho imparato io. Hai imparato così a fidarti del prossimo? Potrei continuare tutto il giorno, tesoro. Faccio la distruggio. Soldati, la fiducia più forte è quella che nasce tra compagni d'armi. She's got the point. Aspettate, pollastrelli, oggi diventerete galletti da combattimento. Ferma, ferma, non posso battermi senza i miei ovetti. Sopravviverete uniti. No. Farai funzionare questo hotel. Tocca a me. Ma dove vai tu? Impareranno cos'è la fiducia, ciao. No, aspetta, ci sono altri modi. Ci vuole solo un po' di tempo. Tempo che non abbiamo. Vuole morire quel coso. Quanti stermini questa orda di idioti riuscirà a darsi una regolata? Quanti del tuo popolo dovranno essere sterminati prima che qualcosa cambi? Mi hai affidato i tuoi ospiti oggi e ho fallito. Io dovrei trasformare i tuoi sogni in realtà. Io ti dovrei proteggere. Dovrei starti accanto. Tu sei le voci in sottofondo. Buggy, tu non... Se non posso aiutarti, a che servo io? Buggy, non parlare in questo modo. Tu fai così tanto per me. Mi dispiace, io vorrei stare un attimo da sola. Ma io ancora non ho capito se questi sono ospiti o sono parte dello staff. Ecco fatto. Andiamo a casa, ragazzi. Ah, potevi dirlo prima che facessi le scale. Ai, che barbarità. Carmilla, che cosa ti tormenta? Perdere la compostezza non è da te. Non è niente, Zestial. Quell'angelo è caduto per mano tua, vero? Non voglio parlarne. Mamma, forse lui dovrebbe saperlo. Nessuno deve saperlo. Ho fatto quello che dovevo. Ho detto che non ne voglio parlare. What the fuck? C'è troppo tormento in te. È per colpa dell'angelo. Sei stata tu, me lo puoi dire. Non è forse un merito. Che relazione hanno questi due? Proprio così. Lui era pronto a ucciderle. Ed era chiaro che toccava a me. L'ho fatto per difenderle. Voleva uccidere le figlie, l'angelo. Ma se mai lo dirò, la guerra io scatenerò. E chi lo sa, chi sopravvivrà, non posso rischiare, non vi perderò. So che non ho altra scelta.
Conosce pure lei le note di questa canzone? Hai la mia lealtà per l'eternità. Vorrei poterti dire tutto, ma so che per starti accanto ho di tutto farei, la vita darei e non avrei alcun rimpianto. Chissà cosa succederà, ogni mia scelta sarà per voi, io combatterò per questo. Chissà se mai potrò aiutarti o no, ma non mi arrenderò, io so che non ho altra scelta. Che voce angelica ha tirato fuori lei? Ecco, questa si abbina di più. So che lo farei. Che puzza di uova marce! Siete voi. Allora, cosa hai sentito? Prima il vecchio fa tutto, ti vedo strana, sei tu che hai ucciso l'angelo. E poi lei diceva, zitto, bocca cucita e ova in bocca. Va subito al tuorlo. Lei ha ucciso l'angelo? Interessante. Questo teniamolo fra noi, va bene? Giuro sul guscio? Ah, Alastor, urlami la vita. Scusa se non sono stata all'altezza oggi. No, no, scusami tu. Ti chiedo scusa di averti messa sotto pressione. Lavoriamo in squadra. È stato un mio errore credere che fosse una strada facile, ma troveremo il modo. Insieme. Insomma, guarda il tuo esercizio di fiducia come li ha cambiati. E poi, quando quell'indemoniato ha cominciato a picchiarti, cazzo! Con il braccio snodato, sì, è stato spiacevole e doloroso. Mi piace quella parte. Beh, un incassatore professionista. Sei andato bene. Ah, un complimento. Sul serio? In effetti stavo affogando in mezzo a un mare di cazzotti oggi. E grazie per avermi tirato fuori. Ma questo è il gioco di squadra. Né redenzione. Beh, che ne dici? Alastor, non ce l'hai fatta a liberarti delle uova? Sì, beh, gli ovetti hanno dato prova di essere piuttosto utili. Allora restituiamoli a Pencios. Sul serio? Sì, dopo oggi credo di potermi fidare di te. Ma ricorda, niente più armi. Oh, le mie uova, sì! Oh, è così bello riavervi! Ora andate a ripulire il mio alloggio subitissimo! Se continua così, i risultati arriveranno amorevole presto. Ah, com'è andata la vostra giornata con Alastor, Ovetti? È stata stupenda, capo! Sono andato a una riunione e c'erano una coltellatrice, un vecchio e un quasi dinosauro! Che bello! E la coltellatrice ha ucciso un angelo sterminatore e io non avrei dovuto dirtelo, mannaggia! Oh, ho capito, e magari incontrerai i marziani domani, ma adesso è l'ora della nanna. Buonanotte! Si vede che non li ascolta. Si vede che non li ascolta proprio. Le canzoni di oggi devo dire che sono state parecchio fighe. Comunque, grazie per essere stati con me anche in questa puntata. Ci vediamo nella prossima, che dovrebbe essere la quarta. Lasciate like e iscrivetevi al canale prima di uscire dal video. E nulla, al prossimo video. Ciao!